Ultimi allenamenti all'Inter Norma Arena in vista dell'inizio del campionato di eccellenza. Al primo turno domenica la Virtus Don Bosco affronterà in trasferta il San Paolo, altra neopromossa. Primo test importante per capire se quanto fatto in sede di mercato può effettivamente indurre a sperare di ottenere gli ambiziosi obiettivi. Puntiamo nel breve tempo ad andare in Serie D, nel senso di riuscire a creare una struttura ancora più professionale che faccia da traino al nostro settore giovanile. La missione della Virtus Don Bosco è quella di essere un catalizzatore di tutto il settore giovanile del calcio a Bolzano. Ci stiamo adoperando, contiamo di farlo ancora meglio nei prossimi anni. Alla società bolzanina sono approdati nel corso dell'estate Matteo Tulipano, Thomas Frendo, Simone Nale, Mattia Arrella, Gianmaria Conci, Michael Osti e Davide De Vito, Jonas Clementi, oltre al giovane portiere Sean Scuttari. Io sono molto contento di tutti gli acquisti che abbiamo fatto e tutti i ragazzi che hanno giocato in categorie anche superiori, anche in D, qualche d'uno anche Lega Pro. Sono bolzanini, quindi molto attaccati anche a tornare a giocare a Bolzano e farsi vedere nella piazza di casa. Molti hanno fatto giri anche lunghi.